Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Facciamo gli ultimi dolci per il Natale che si avvicina. Ho voluto provare a fare lo Zelten, un dolce tipico tirolese. Ho ripreso la ricetta di Stefano Cavada, che è uno chef altoatesino che seguo. Però l'ho modificato un pochino perché ho messo i licoli. Andiamo a vedere come farlo. Allora, per questa ricetta bisogna preparare per benino tutti gli ingredienti che dobbiamo utilizzare. Quindi mi vado a spezzettare i fichi secchi, così a dadini, ci tolgo prima il picciolo e li raccolgo tutti in una tazza. I datteri l'ho già tagliati, avete visto, l'ho tagliati a metà e poi ridivisi in quattro. Per questo dolce ho ripreso la ricetta di Stefano Cavada. Qui vedete ho preparato le farine, i licoli per preparare l'impasto. Quindi vado a sciogliere i licoli dentro la ciotola. La ricetta di Stefano parla di lievito di birra, poi ho visto anche altre ricette dove utilizzano il lievito in polvere. Io qui userò il mio licoli. Le dosi non cambiano, ho lasciato le stesse dosi, quindi mi sciolgo i licoli con un po' di acqua, così. Stefano è uno chef altoatesino, io se mi seguite ho ripreso già qualche ricetta tirolese e adesso mi mancava questo dolce che lo vedo sempre in Alto Adige, però non avevo proprio idea di come farlo. Quindi ci provo, sto provando a fare questo dolce. Ora ho messo tutte e due le farine, rigorosamente ci vuole un po' di farina di segale. Ho messo l'anice, ci metto l'olio, ecco qua. E poi ci verso tutta l'acqua. Non ho cambiato la dose anche avendo messo i licoli. Però adesso vedo mano a mano, magari se me ne avanza un pochino la lascio, mi regolo. Poi la prossima volta magari proverò ad usare anche il lievito per dolci, come mi ha suggerito un'amica del gruppo di cui faccio parte, il gruppo della pasta madre Nuvola, un amore di pasta madre. Finisco di mettere l'acqua, come avete visto, l'ho messa tutta. Impasto con il cucchiaio e poi continuo con le mani. Metto il pizzico di sale e metto un po' d'acqua per bagnarmi le mani perché la segale appiccica un pochino. Quindi le inumidisco e impasto. Questo è un dolce che si fa proprio nel periodo di Natale. Però io quando vado in vacanza in Alto Adige, come sapete, siamo appassionati in famiglia, sono tantissimi anni che andiamo su, e lo trovo anche in estate, quindi si fa per tradizione. L'impasto è pronto, ora ci metto la pellicola e lo lascio lievitare. Naturalmente con i licoli ci vorrà un pochino di più, quindi 2 o 3 ore per lievitare. Ok, mi prendo una ciotola e comincio a versare la frutta. Questi sono i fichi, fichi secchi. Forse li potevo fare anche un pochino più piccoli. Questi sono i datteri. Ci metto ora l'uvetta. Io non sapendo se farla rinvenire, l'ho fatta rinvenire un pochetto, però poi mi sono resa conto
che inumidisce troppo il dolce, quindi va bene anche secca. Queste sono le noci che ho tritato un po' grossolanamente, poi scusate, mi è saltata la sequenza, ho messo le mandorle e i pinoli. Le mandorle la ricetta dice bianche, io non ce l'avevo, ho messe quelle con la pelle intere. Mescolo bene. Poi ci metto il vino, questo è il mio vino. Ci metto il rum. Io ho messo l'essenza di rum perché non mi trovavo il rum proprio liquore, la ricetta parla di rum. Giro un pochino. Ok, e poi ci verso il miele che deve essere un po' liquido, il mio è già liquido, quindi lo verso così, ma se avete del miele un po' denso, meglio farlo sciogliere un pochino, questo per far amalgamare meglio questo impasto. Tutto il resto lo metterò dopo, poi vedremo in sequenza che cosa mettere. Seguite lo schema che vi ho messo in descrizione, perché questo impasto adesso va fatto macerare, quindi va lasciato qualche ora, tanto dobbiamo aspettare che l'impasto con la farina aumenti di volume. Nel frattempo ci prepariamo la bagna che ci servirà quando andiamo ad infornare, quindi ho messo lo zucchero, l'acqua, 150 g di zucchero, 150 di acqua. Faccio sciogliere per benino lo zucchero anche bollendo qualche minuto e poi ci aggiungo 2 cucchiai di miele e aspetto che si scioglie un pochino e poi spengo il gas, il fornello. Una volta macerata la frutta, inizio a mettere le spezie. Nel frattempo l'impasto con la farina sta lievitando, quindi metto le scorze grattugiate di limone e arancia. La cannella, come avete visto, non c'è zucchero in questo impasto. Questi sono i chiodi di garofalo che io ho sbriciolato un pochino, però ci vorrebbe proprio il garofalo in polvere. Questo è lo zenzero, un pizzico di zenzero, poi a vostro gusto naturalmente, se volete aumentare, cambiare un pochino le dosi, fatelo tranquillamente. Mescolo ancora e ci metto anche i canditi colorati misti, o se avete quelli bio ancora meglio, eh? Quelli bio fatti da voi naturalmente. Le ciliegine me le tengo per decorare dopo. Giro ancora e lascio ancora macerare. Fino a che non è pronto l'impasto lievitato. Eccolo qua. Beh, con il licoli ci è voluto più tempo, diverso sarebbe stato con il lievito di birra, però vedete, ci sono le bollicine, non è cresciuto tantissimo perché c'è la segale, però io direi che è pronto, Potevo anche aspettare un'altra oretta. Allora, adesso prendo una ciotola più grande perché devo inserire tutto l'impasto con la frutta e le spezie sopra questo lievitato. Come vedete, il panetto lievitato è molto meno della frutta che metto. Adesso non so se la ciotola basti, ce ne voleva forse una un pochino più grande per poter girare meglio, però poi giro sul piano di lavoro e lo lavoro là. Quindi dovrei mescolare qui, ma è un po' scomoda questa ciotola. Cerco di girare un po' e poi giro sul piano di lavoro. E qui bisogna sporcarsi le mani, proprio come si dice. Casomai, ci aiutiamo con le mani umide oppure anche imburrando le mani, Però dobbiamo lavorare un pochino, questo perché non ho potuto girare bene dentro la ciotola,
Non so se con la planetaria si poteva fare questa cosa perché sicuramente si sarebbe rotta la frutta, magari a livello 1, a velocità 1 si poteva anche fare, penso, eh? Quindi impasto così, come se facessi il pane. Ok. In effetti questo dolce è chiamato anche pane speziato, ma più che pane è un dolce. Si sente già un profumino delizioso, ancora prima di andarlo a cuocere. Un bel profumino. Io direi che così va bene, è pronto. Quindi vado a fare, le pezzature. Ci farò quattro panetti, quindi faccio quattro pezzi, poi ognuno darà una forma, ad esempio la classica forma cuore, oppure come volete, rotonda, potete dargli qualsiasi forma, però di solito si fa un cuore, vediamo se riesco a disegnarlo. Lo abbasso un pochino perché non deve venire tanto alto, poi tra l'altro non è che cresce come il pane. Ok, ed uno è pronto. E adesso ci metto questa la bagna, vedete, così non essendoci lo zucchero con questa bagna attira un pochino di dolce perché poi va messa anche durante la cottura. Scusate, ho detto disegnare, ma non sto disegnando, naturalmente sto formando il cuore. Qui stavo decorando, però poi ho preferito togliere le ciliegine, perché durante la cottura magari si potrebbero bruciarsi, le metterò dopo, a fine cottura, però ci metto le mandorle, quindi faccio qualche disegnino, così in questo modo. E poi a metà cottura o alla fine le posso mettere le ciliegine rosse, le amarene, sciroppate, no, sciroppate, scusate, candite. In questo modo, però ora le tolgo, scusatemi. Prima di infornare bagno bene con la bagna e dopo 15 minuti di cottura continuo ancora con la bagna. Per 2 volte il forno a 160 gradi per 45 minuti all'incirca. Io ho rispettato la ricetta di Stefano, quindi ecco, dopo la cottura vedete è bello lucido perché ho spennellato per 2 volte con la bagna, poi ho messo le ciliegine. Bene, io direi che sono venuti abbastanza bene, non perfetti come quelli di Stefano. Ma dal profumo si direbbe che sono buoni, eh? Adesso aspetto un pochino e poi ne assaggio subito uno. Amici, io vi ringrazio della visione, se il video vi è piaciuto condividetelo, lasciate un like sotto il mio canale YouTube, commentate e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti!